Eccoci qua ragazzi, bentornati, siamo in questo nuovo video della mod vita reale di Michael De Santa da giovane e in questo video c'è una grossa novità. Michael e Trevor hanno scelto di vivere insieme. Divideranno un po' tutto, l'affitto, le bollette, spese varie, eccetera. Anche perché Michael è in una fase un po' complicata con la moglie, ok? Quindi la moglie adesso è andata dai genitori e Michael adesso è solo perché hanno litigato, non lo so, non vanno d'accordo e ognuno se ne sta un attimo per i fatti suoi, per far calmare un po' le acque. Comunque, come prima cosa che faremo, Trevor deve vendere questa macchina qui e ciò che ricaverà lo darà a Michael e Michael con il restante dei soldi che ha lui comprerà una Jeep, ragazzi, una Jeep di quelle veramente potenti che diventerà il veicolo che userà sia Michael che Trevor. Faranno un po' tutto insieme, va bene? E poi, come seconda cosa, abbiamo visto una casa che costa $90,000 appena costruita da qualche anno nei pressi della casa di Marrazzo e forse stiamo pensando di acquistarla, va bene? Sempre dividendo le spese, quindi 40,000 io, 40,000 lui. E si può fare, ragazzi, si può fare. Poi bisogna anche vedere come si vive insieme, perché conoscendo Trevor lo sapete che tipo è, no? Quindi dobbiamo sempre vedere. Però per il momento facciamo così. Dai, sali Trevor, questa volta guido io. Comunque ragazzi, vi stavo dicendo, dobbiamo sempre vedere cosa fa Trevor, perché al momento non ci sta dicendo che lavoro fa, ok? Quindi non sappiamo i soldi che ci darà, da dove provengono, ok? Quindi potrebbe pure fare cose illegali e non lo sappiamo. E un giorno finiremo noi nei guai, perché comunque siamo automaticamente complici di Trevor vivendo insieme. Però al momento non ci pensiamo, dai. Andiamo subito da Simeon, che abbiamo già comunque preso il veicolo, l'abbiamo pure già pagato, perché daremo questa macchina qui in permuta. Va bene che questa qua vale all'incirca $8,500, perché questa qua, guardate cosa fa. Aspettate, in penna, vedete? È bellina, però ci serve una macchina più spaziosa, ragazzi. E questa Jeep Grand Cherokee versione SRT fa il caso nostro, perché è veramente un mostro, credetemi. Avrà 600-700 cavalli, fa veramente paura. Comunque dai, corriamo subito. Ragazzi, io volevo anche dirvi che non ho fatto video in questa settimana perché non stavo a casa mia, va bene? Ma adesso riprenderemo di nuovo a fare video anche con Ronaldo, con Franklin di Vita da Gangster. Faremo un bel po' di cose sicuramente, anche cose abbastanza carine. Comunque siamo arrivati da Simeon, la macchina dovrebbe stare all'interno come sempre. E la vedo, ok, scendi, scendi. Andiamo a vedere. Poi guardate come è vestito Trevor, secondo voi lui può essere un coinquilino? Non penso proprio, ragazzi, chissà cosa fa la sera questo in casa. Vabbè, andiamo a vedere. Buongiorno Simeon, siamo arrivati, la macchina l'ho posata fuori, è quella lì che devo darti in permuta, eccola, Jeep Grand Cherokee Supercharged, davvero una bomba ragazzi, ha un sound veramente brutale e rumoroso, credetemi, e poi questo logo che vedete qui si illumina, ok, si illumina tutto questo logo, ed è veramente una bella macchina per due, perché poi comunque ognuno di noi farà i fatti suoi, ovviamente, che ne so, Michael va a fare la spesa, Michael va in viaggio, Trevor, che ne so, esce la sera. L'importante è tenere pulito l'interno, poi che fuori si sporca va bene, però niente graffi. Comunque, Simeon, la macchina sta lì, io ho già fatto il bonifico bancario stamattina, e dovrebbe già esserti arrivato. E nel caso, vabbè, ci sentiamo in questi giorni se c'è qualche problema con la macchina, con le carte, eccetera, va bene? Tu mi hai pure detto che la manutenzione è inclusa per un anno, ok? Quindi non fare scherzi. Un bolide ragazzi, un bolide seriamente. Vedete, si illumina anche il logo dietro. Simeon, noi ce ne andiamo, va bene? Grazie mille di tutto. Ora la testiamo. Oh mamma mia, per poco non lo prendevo nelle ginocchia. Comunque vi stavo dicendo, mo la testiamo un po'.
e poi vi faccio anche vedere questa casa che pensiamo di comprare, che non è sicuro, lo voglio anche sapere da voi. Comunque guardate, ragazzi, noi siamo fermi. Subito, subito. Subito parte questa macchina. Facciamo attenzione, ma la testiamo per un po' in autostrada. E via. Ci divertiamo un po'. Ok. Andiamo avanti. Quanto vorrei prendere l'autostrada contromano, ma non si può. Comunque, lo state vedendo anche voi. Una bomba. Autostrada, autostrada. Ok, di qua dai. Guardate ragazzi, è un SUV, vi ripeto, è un SUV questo. Poi frena anche bene. Adesso vi porto a vedere un po' la casa che pensiamo di acquistare. E speriamo bene, ragazzi, perché comunque siamo in una zona abbastanza buona, vicino al centro, vicino all'ospedale, vicino a tutto, quindi spero vivamente che l'acquisto vada a buon fine e che Trevor non caccia una sorpresa che dice no, non c'ho più soldi, veditela tu. Io spero di no. Comunque si va da questa parte. E hanno fatto un complesso di casette veramente figo, ragazzi. Qua è veramente un quartiere bellissimo. Vedete, vedete? E sono in questa zona veramente tattica, va bene? Tranquilla. Ci sta, secondo me ci sta. Allora, casa nostra, ragazzi, secondo noi, è questa. Ok? È questa qui. Quindi, Michael sarà sotto, Trevor sarà sopra e forse potrebbe fare al caso nostro, va bene? Anche se abbiamo il bagno in comune e il bagno è sopra, va bene? Ora, come vedete, c'è questa ragazza perché la casa è ancora in affitto e quando noi ovviamente ci decidiamo a comprarla tutte queste persone andranno via. E ok, vi faccio vedere un po' come è fatto questo quartiere, vedete? Abbiamo diversi vicini, tante belle casette, vedete, moderne, anno 2015-2016, alla grande. E sono fatte così. Noi ovviamente abbiamo anche il posto auto, quindi si va di qua e si parcheggia tranquillamente la macchina, ok? La mettiamo qui. Non è un posto al coperto, però poi ovviamente piano piano gli metteremo anche una copertura alla macchina. Comunque scendiamo. Scendi, scendi. Subito si è messo dietro lui, il maledetto. Comunque vado un attimo a vedere casa, Trevor. Buongiorno, scusate il disturbo. Sono qua per vedere casa. Comunque non è niente di che. Partiamo da questo. $90,000 che ti possono dare a Los Santos. Una piccola casa, bella sì, ma piccola, va bene? Quindi qua abbiamo un letto che ovviamente cambieremo, lo faremo più bello, lo compreremo più bello. Poi abbiamo un divanetto, vedete? Divanetto, una TV gigante, ragazzi, la sala rinfresco dove ci sono le birre, le Pepsi, le aranciate e così via. Anche qua abbiamo un frigo e poi si sale sopra. E abbiamo il bagno e la stanza di Trevor e forse anche una stanza degli ospiti. Andiamo a vedere. Ok, ok, vedete qua c'è la cucina in comune dove io quando voglio, quando mi pare e piace, salgo qua e cucino. E lui non può dire niente perché questi sono i patti, va bene? Sono i patti questi. Allora, qua abbiamo il letto di Trevor, questo qua. Un divano letto. E invece questo qua è una stanza degli ospiti che terremo così pulita. Trevor usa questo, ok? E io uso quello giù. Ed è tanta roba. Poi abbiamo il computer, sempre che può usare anche Michael, l'armadio e il bagno, come vi ho detto, il bagno in comune. Vedete? Figo, con la lavatrice, il lavandino, la vasca, che possiamo anche trasformare in doccia. Secondo me ci sta, ragazzi, secondo me ci sta. Per iniziare una nuova avventura ci sta.
Poi Trevor qua sopra se la passa bene, eh. È stato fortunato lui. Quindi vedete, si scende e ognuno se ne va per i fatti suoi, volendo. Non è un problema. Ah, eccolo lì. Ah, stavi vedendo un po' là dietro. Sì, sì, non ti preoccupare. Vedete, questa qua è casa di Michael. Tranquilla, piccolina, accogliente. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E con questo è tutto. E noi ci sentiamo al prossimo video. Fatemi sapere soprattutto della casa e della macchina. E di Trevor. Ok? Bye bye, ragazzi.